i piccini di Yoga Nuda Shata. Ha preso il via ieri la 68esima edizione del Taormina Film Fest, con la cerimonia d'apertura presentata da Anna Ferzetti, alla presenza della leggenda del cinema mondiale e 6 volte premio Oscar Francis Ford Coppola, ospite d'onore della serata. Coppola, protagonista del rinnovamento del cinema hollywoodiano degli anni 70 per l'elaborazione di forme e linguaggi originali, in occasione della sua presenza al glorioso Teatro Antico di Taormina ha regalato al pubblico la visione del suo più grande capolavoro cinematografico, Il Padrino. Per celebrare questo evento, il 27 giugno, in oltre 100 cinema, tornerà la versione restaurata della pellicola, realizzata in concomitanza con il 50° anniversario dell'uscita originale del film, che ha cambiato la storia della settima arte con un lascito culturale indelebile nel nostro immaginario collettivo. Il grandissimo regista, sceneggiatore, produttore e icona cinematografica senza eguali ha ricevuto sul palco del Teatro Antico dal sindaco di Savoca Massimo Stracuzzi le chiavi della città, luogo in cui furono girate alcune scene del Padrino e dove si trova uno dei bar più famosi di tutta la Sicilia, il Bar Vitelli. A seguire l'orchestra Città di Taormina ha omaggiato il grande regista, eseguendo un medley della trilogia del Padrino e il brano Brucia la Terra, tratto dalla colonna sonora del Padrino, parte terza. Ieri sera al Teatro Antico anche un omaggio all'indimenticabile stagione della Commedia all'Italiana, con Gianmarco Tognazzi che ha ricordato il padre Ugo a 100 anni dalla nascita.